qua siamo arrivati, eh. E chi cazzo era? Mortacci tua. Bentornati a tutti amici dal vostro Ariar. Oggi siamo di nuovo su un gioco horror, un indie game. Si chiama The Groundskeeper. Vediamo di che si tratta. Me l'ha consigliato Matteo. Quindi se dovete poi insultare qualcuno, insultate Matteo, scrivetelo nei commenti. Insulto Matteo, precedentemente detto da Stefano, però io sono alias Ariar. Vabbè. Che è? Buio. C'è una scureggia che cammina. Che è? Che è? Mazza e botto. Ma chi è che stava a scureggiare prima? Here I am. Stai qui? Alone. Sto qua, solo? Afraid. Ho paura, povero stella. Non sai dove uscire, non hai una via di uscita? E clic che tu continui. Che è? Mica avrà infrociato l'aereo. Ah, vabbè. Vediamo di che si tratta. I ragazzi di Pedestrian Games hanno fatto questo horror indie. Siamo già una doccia. Ma che è questa luce per terra già? Ma com'è? Vediamo di che si tratta. Dove andiamo? Seguiamo la strada. Andiamo di qua. Bello, siamo schiantati, siamo solo noi. Vabbè, certo, siamo schiantati. Pioveva, buio, insomma, ci stanno le nuvole. Sì, io cammino. Cammina, cappuccetto rosso. Chi è? Sentito un rumore? Chi è? Aspettate un attimo, scusate, ma devo levare sta sensibilità al mouse perché sta diventando scemo. Ecco, appunto. Meglio. Un po' meglio. Qui andiamo in giro come cappuccetto rosso nel bosco. Io, ovviamente, memore delle storie, vero? Delle favole e tutto, io rimango sulla strada. Prima o poi mi porterà da qualche parte. Chi è? Da qualcuno? Buonasera. C'è nessuno? Ma la strada cammina. Il vecchio Ariar si ritrovò in un bosco che la diritta via era smarrita. Mi sto anche rompendo un po' il cazzo di camminare. Cioè, torna a casa a piedi? Oh. Glitch Cabin. Qui ci possiamo andare perché ci sono un sacco di effetti grafici. Battuta. Cazzo. Ah. Vabbè, ok. Direi anche che aspettiamo di arrivare da qualche parte prima di. Ed eccoci qua. Hotel 5 stelle. Potete vedere tranquillamente. Hotel 5 stelle. Io faccio un giro. Il fienile di Heaven. Per chi avesse visto la serie. Nessuno, quindi. Vabbè. Qui c'è un cazzo, io faccio il giro intorno prima perché non si sa mai. Graficamente è un po' poverino, però sempre un indie. Vabbè, ho capito, andiamo dentro la porta. Ah no, non è una porta, è bello, mi piace, c'è il buio denso. Praticamente c'è la soglia, non è una porta, ma c'è. Ecco, stiamo praticamente dentro. C'è una radio. Qui ci si può andare. Il domatore degli elefanti a radio, nient'altro mi pare, qui non si può prendere niente, che niente, vabbè, andiamo di sopra. Eccoci qua, siamo arrivati, eh. E chi cazzo era? Mortacci tua. Leave me alone, stay away from me. Si può prendere sto coso? Posso prendere il martello? Perché non posso prendere il martello? F. Niente. E niente. È passivo sto gioco. Quello veniva da qua. Mi ha fatto piano infarto. E cominciamo bene? Che bello. Sembrate fuori. Vabbè. Dunque. Ancora sto cazzo d'elefante qua. La porta. Questo, ah beh, no, con F sì. Che era sto. Bello. Questo effetto grafico qui sulla destra della pioggia si vede lo stesso, no? Bello, grazie. Tutto chiuso. Vabbè, allora dobbiamo andare qua. Qui che c'era? Ah, da qui ci sono venuti? Qui c'è uno stanzino. Sì, ma io vorrei avere un'arma. È possibile che mi fate fare i giochi horror e non c'è un'arma? Mi fate fare. Tipo Outlast, un tipo di. Cioè, la cazzo di telecamera. Noi siamo venuti da lì.
Una merda sta casa comunque. Proprio una merda, caro. Mazza è merda sta casa. Vabbè. Qui si apre, mo. È chiuso. Vabbè. Che cazzo significa? Non mi fa più a colpi, sali mortacci tua. Vabbè. Leave me alone. Ho capito. Mi dai sta cosa, non mo dai. Somebody, please save me. There is no hope. Qualcuno... mi salvi, non c'è speranza. Allora, te dai le domande, ti rispondi da solo, che cazzo vuoi? Qualcuno mi salvi, non c'è speranza. Lo sai già, ti sei risposto. Questo. Niente. Arriviamo qui. La cava 12, questa è chiusa e io riesco, no? No, ah, sono chiuso dentro, benissimo. Ma non è chiuso dentro. Ok, rifaccio la scena. Se me riscappi fuori, chiudo. Capito, donna? Notare quel quadro. Cioè è normale uno affigga a casa un quadro di questo tipo. Questi i morti che vengono da sottoterra, vabbè. Qui che c'è sta? Ma io mi ricordo Oblivion, non so perché ma mi ricordo Oblivion, vabbè. A sedia perché c'è stavi a sedia. La musica c'è sta ancora. Ok, è chiuso, vabbè, ho capito. Ok, alcune porte si aprono coi, altre si aprono coi. Questa di sotto, al piano di sotto si apriva coi. Vediamo un po' se qua, se... questa è chiusa però, vedi? La radio, questa era quella della radio, no? Ok, sempre sti cazzo dei quadri. Che ci abbiamo qua? La regina col corvo. Una chiave. La posso prendere la chiave? Come si fa? Ma porca puttana, come si... oh! La chiave panna di sopra, bella. Boh, di sopra mi fanno più qualche altro infarto. O forse qua. Boh, non capisco questa cosa. Un po' se usa E, un po' se usa F e un po' se usa il click. Fate carmi. Chi è? Nessuno. E io niente, non riesco a piarla, non la posso prendere. Perché non la posso prendere? Perché? Perché non la posso prendere? Perché? Quella non la vado qua, sarà stata la chiave di qua. Locket. Niente, mortacci tua. Cominciamo male, Pedrastian Game, come ti chiami qua. Locked. E Locked. Oh, la porca di una puttana. Ci sta menu, come si fa? Inventario, qualcosa. Io ho preso una chiave, ma mi dite perché non posso aprire. C'ho una chiave di tutto, ho provato tutte le porte, ma ditemi un po' voi. No, non si può. Minghi nervosismo. Vabbè. Oh, io ci riprovo, Parlo stupido. Questa. E, F, no. E. Toc, toc. Chi è? Dio. Io chi? Dio, non io. Scemo. Cominciamo bene. Vabbè. Ci siamo andati. Mo, me dan cazzo. Ah, si può uscire. Ah no, questa è un'altra stanza ancora. Ma non capisco. Le porte funzionano, le porte non funzionano. Oh, chi c'è? Salve. Buonasera. Salve. No, io ho infrociato con l'aereo. Avete un telefono? Ah, oh, c'è il telefono. C'è sta il telefono davvero. No, non ci credo. Chi che c'è? Boh. My name is Jeremy Klitsch. Okay. Today is November 17th, sì. 2007. And there are some strange things happening around here. My neighbor's groundkeeper has been wandering and yelling on my property late at night. I don't know why I'm even recording this. I guess he's just really starting to get to me. I've tried to talk with the Studworths, but he always tells me they're out of time. I don't know what's going on here, but I don't like it. Non sai che. Praticamente non mi hai detto un cazzo, non sai che succede ma non ti piace. Manca a me mi piace. Sono cascato con l'aereo, vedi un po'. Ho fatto la fine del gocciolone. Senti. Qui ci stanno i libri in se piano. Non servono a una minchia. E questa è chiusa, porca puttana. Ma che cazzo apre sta chiave? Cosa apre sta chiave? Cosa? Non mi fido di te.
questa non si apre proprio. Cioè, ma tecnicamente... Oh, mo comincia a perdere. Ma io non sono entrato da qua. No, anzi, da là. Ma perché c'è stava... Sono entrato... A sinistra c'era una porta. Eh sì, sono entrato da lì. Dove adesso però è sto cazzo di fienile de merda qua. Vabbè. Che te pian infarto. No, vabbè. A me sti cazzo dei giochi. Ah, americani, ma voi sapete soltanto spaventare così? Vaffanculo, ma te. Te sto gioco de merda. Guardate se la faccio piano. Qualcuno alla porta. Appunto. Sì. These may be my last words. Whoever is listening to this. Esci. Get out now. È un plasma qua. Mamma mia, che infarto. Ok. Per favore, mi dite come... Libke. Qui mi fa fa niente. Come fa niente. Dai, dai, un'altra accetta. Mi date sta accetta? Posso prendere la sta accetta? Perché no? Mi fa piacere tutto quello che accetta. È l'unica arma che può... Chi è? Che cos'è? Fresca. Aspetta un po', chiudi un po' sta porta. No, pensavo che una... Oh, oh, c'è una chiave. Ma perché non l'ho vista prima? Cosa si è aperto? Qua. Con calma, eh. Un'altra stanza o mi sono perso? Non mi pare tanto la stessa. Eh sì. Forse da canale sopra. Accettomane. Oh, senti una cosa. Dovrei uscire. Me dovresti far uscire, prima mi incazzo. No, eh. Dunque. Avverto, ma te già mi sta snervando sto gioco, eh? Questa è chiusa. No, occhio. Occhio, compa. Sì? Pronto? Aspettate, dove sta il telefono? Non mi ricordo. È di sotto. Guarda, ma mi attirano da un'altra parte per farmi viene altro infarto. Strato con sti cazzo di sedie. Forse è qua. Vado, eh? No, non era manco qua. Cazzo era. Hello? Hello? Sì? So io che parlo. Sì? Ma e sei sardo? Sì. Quindi? Sì. Ha riattaccato, maleducato. Ha maleducato. Chiami a st'ora. Poi non si sa.
Goodbye, cruel. Sembrava. Qua sotto stiamo praticamente a girantonto. Mi pare che qua sotto abbiamo aperto tutto. Mi pare. Meno che la porta vannassene. Lo so, questa era la porta vannassene, no? Non vedo che sì. Possiamo andare. Qua sotto abbiamo aperto tutto, quindi dovrebbe essere di sopra. Capito? La telefonata ce l'hanno fatta. Sono stati maleducati, scortesi, però. Qui dovrei aprire, ma perché non si apre? Forse perché per terra mi sono perso qualche chiave? Può darsi? Può darsi? Vogliamo vedere? Qui non c'è un cazzo. Forse è là. Se mi posso essere perso qualcosa, ma la sono persa qua. E non c'è una cippa. In angoletti qui. In angoletti. La porta rotta. Niente. Ah, ma no. Dai, io ci riprovo sempre, eh. Un attimo di pausa, ma... E dopo tanto girare, non si sa quanto ho girato, non so come sono riuscito a rivenire qua, perché forse credo che la base per far aprire certe porte è chiudere le altre porte alle spalle, quindi entrare in una stanza chiudendo la porta precedente, perché vi giuro questo prima non c'era, mi sono ritrovato così. Oh, finalmente una cazzo di chiave. Che ha fatto del bug per prenderla, vabbè. Cosa si è aperto? Qui c'è un bagno. Inutile. Un cesso qui. Molto, molto bello. Ultima moda. Una vasca. Meno male che non devo metterci le mani dentro. Siamo nel bagno. Scusate, stavo... Un tantinello con la cuffia un po' storta. Vediamo un po'. Ok, mo dove ristiamo? Siamo riusciti qui. Però la dicevo. Se, bisogna come andare avanti e chiudersi le porte alle spalle. Perché sì, tipo nel perfetto. Vediamo un po'. Eh sì, è quella. Nel perfetto stile di una, diciamo, di una leggenda metropolitana, di qualche storia americana di fantasmi, no? Le case infestate, che ogni porta deve essere, che va aperta, deve essere chiusa l'altra. Vabbè, detta così, una coglionata, non che in realtà sia qualcosa di meglio, però. Ok. Dove siamo? Andiamo un po'. Credo che a sto punto forse possiamo scendere, visto che abbiamo preso quella chiave, mo mi farà prendere qualche altro infarto. Magari a provare a aprire. No, niente, ci ho provato. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Richiudiamo la porta. Forse è questa, non lo so. Questa è l'unica porta che non cigola, vedete? Vabbè. Noi la richiudiamo un'altra volta, siamo andati sul bagno, ho trovato sta chiave. Aiuto. L'accetta che sta lì, rosico, perché non la posso prendere. Manco per cazzo, non è questa la porta che dobbiamo aprire.
Qui sta la stanza del telefono e qui c'è stata una porta che tecnicamente dovrebbe essere aperta. Infatti è aperta. Infatti olio. Oggi continuiamo a girare intorno. Niente, ci riporta su. E non questa. E andiamo da qua. Dove sta una porta chiusa qua? Io non me la ricordo una porta chiusa. Porca loca. Vediamo questa. Vediamo quest'altra. Questa è la stanza. Vediamo questa pure. Questa è l'unica rotta. Oh, qui su ho aperto tutto. È rimasta solo quella sotto da aprire. C'è poca fa. Bello sto gioco, bello. Mi piace tanto, grazie a te. Mi ha fatto provare. Che coglioni. Chi è? Sembrava qualcuno di fuori, vabbè. Ammazza che palle. Sì, siamo chiusi qua dentro. Mo le apro tutte. Passiamo pure attraverso, vabbè. Aperte tutte? Aperte tutte. Hai deciso di rompere proprio il cazzo. Va bene, io apro tutte queste qua. Questa non si aprirà mai per uscire, figuriamoci. E ora vado a aprire tutte quelle di sopra. Se non sono tutte aperte, tra l'altro, perché potrebbe pure essere che sono tutte aperte ancora. Non lo so. Quella sì. Questa no. Questa è sbragata. Non mi chiedete quando l'abbiamo sbragata, però prima l'abbiamo trovata sbragata. Questa è aperta. Bellissimo, allora, il gioco finisce qui. Oh, ecco, rimarremo per sempre dentro questa casa. Sì, perché questo è il finale. Questo è il finale, non lo sapevate? Questo sì, giuro, questo è il finale. Questo è il finale del gioco. Finisce che abbiamo aperto tutte le porte, ci siamo spaventati due volte e viva. E quindi, se vi è piaciuto questo video, se vi ha fatto ridere, se, non lo so, insomma, se lo volete continuare a vederlo, credo di no, comunque, perché ormai l'abbiamo finito, vero? No? Ecco, appunto, visto che è finito, che vi è piaciuto così tanto, mettete un pollicione se vi è piaciuto, ripeto, così io vi faccio vedere anche gli alberi, ecco qua su. O una sedia del gioco, insomma, così, oppure questo bellissimo quadro, bello. O forse c'è qualcosa qui, vediamo un po'. No, qui non c'è, accesso non c'è sta niente, e qui nemmeno, per aria non c'è sta niente, bellissimo, bello, bello. Vabbè, questo, oh no, guardate, chi è? Sì, manco un pupo disegnerebbe così. Get out, save yourself. Ci sto provando. Sto provando a salvare me stesso. Ora la porta qui è aperta. C'è rimasta una porta chiusa, è quella di sotto. Sì, fammi prendere un colpo, non c'è problema, non è tanto sotto.
fate paura soltanto con gli scare points, quindi con i punti in cui buh, fate buh. Gli americani sanno far paura solo così. Dov'è? Oh, leave, vedi? Leave, vediamo un po'. Leave. Wow, che bello. Mi sento proprio, cioè praticamente il mio bagaglio culturale è arricchito dopo aver fatto questo pezzo. Vabbè, signori, se vi è piaciuto, ripeto, spolliciate. Alla prossima per un video sempre di Arial Core per clanofgamers.it. Ciao!